partiamo con gli auguri all'attività commerciale dove in questo momento siamo, ma tutta la città di Bagnara e anche il territorio calabrese e l'Italia tutta, perché come sappiamo, stiamo vivendo un momento particolare. La signora non è a conoscenza, la Proloco, che è presente sul territorio da anni, scruta tutto ciò che si verifica nel proprio territorio. Noi abbiamo notato, e quindi come tale abbiamo fatto, gli diamo da qui a poco un riconoscimento, che quest'anno questa attività ha dato lustro a Bagnara con le sue luminarie. Credo che nessuno possa smentircelo questa volta. E allora ovviamente la Proloco, ripeto, ha pensato di dare un omaggio, che poi faremo tutti gli altri anni, un omaggio a questa signora, alla titolare. Quindi noi, assieme alla delegazione, il signor segretario, il presidente onorario, il consigliere della Proloco di peso, il consigliere di peso della Proloco, siamo qui per dare questo riconoscimento. Se la signora vuole dire qualcosa, adesso vi... Oddio, sono senza parole, che vi devo dire? È una cosa bella e vi ringrazio, ecco, non sono di tante parole, io mi basta un semplice grazie, ma questo grazie è... Un piacere premiarti, lo sai, quindi questo è tuo. Allora, la signora Domenica Musumeci, titolare dell'attività commerciale del Taglio Primigi, Corso Vettore Manella, Bagnara Calabra, la Proloco, sicura di onorare storia e tradizione della nostra città, la riconosce il merito per aver dato lustro al nostro centro abitato attraverso la decorazione del proprio negozio con luminarie di particolare pregio artistico, tali da ottenere da questo sodalizio turistico il riconoscimento. Luce di Natale. Ringraziare mio marito, perché grande cosa l'ha fatto lui, e lui è, diciamo, l'artefice di questa cosa. Io ho delegato lui, però niente, questi sono i risultati. Grazie a mio marito. Beh, la titolare ringrazia il marito, però noi ringraziamo invece la titolare, perché, ripetiamo, avete dato lustro con questa vostra iniziativa al territorio di Bagnara, ed è bello farsi una passeggiata e concludere la passeggiata che arrivi fino in via Roma, dove voi appunto avete l'attività commerciale. Mi fa piacere che la Proloco sia così presente nel territorio, no, e che riconosca le attività che vanno bene nel nostro paese. Speriamo che ce ne siano tante altre, che diano ognuna, in base al proprio contributo, un elemento, diciamo, positivo per il paese e di vitalità in questo periodo però di pandemia, che purtroppo ci sta stremando. Quindi viva Bagnara, viva la Proloco e tutte le attività commerciali.